consigliere regionale, adesso ha questo incarico importante sul contratto di fiume. Qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, è uno strumento faticoso da attuare, e poi ce lo dirà Cristiana, però molto importante per poter valorizzare e ridare vita, risolvere i problemi del nostro fiume, in questo caso del Tevere. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questo dibattito che io credo sia molto importante, sia altrettanto importante metterlo al centro delle tematiche che discute il Partito Democratico. Scusa Cristiana, invito il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, a venire qua. C'è, mi hanno detto che c'è, non lo vedo però. Ah ecco, sta venendo. Esterino, sei atteso. Senza di te non iniziamo. Anche perché è l'unico sindaco del litorale del nostro partito e che ha a che fare sia col fiume che col mare, quindi non potevi mancare. Scusa Cristiana della interruzione. Dicevo che è molto importante parlare di queste due tematiche, tra l'altro anche mettendole insieme, perché evidentemente sono strettamente collegate. È importante parlarne all'interno della festa romana del Partito Democratico, ed è importante metterle al centro della visione, del programma, delle idee, della costruzione di un programma per Roma, per la Roma che verrà. E uno, perché sono importanti le tematiche ambientali, appunto io credo che non possiamo come Partito Democratico non mettere al centro queste tematiche, lo sviluppo sostenibile appunto dal punto di vista dell'ambiente, dell'economia, dal punto di vista dal punto di vista sociale. Quindi queste tematiche, lo sviluppo sostenibile, l'economia del futuro, la nuova economia, la nostra, diciamo così, il contrasto ai cambiamenti climatici e quindi la costruzione di una nuova città e di una nuova della regione che stiamo costruendo non può che passare da queste tematiche. Quindi è fondamentale, cioè non possiamo non parlarne, non possiamo che partire da qui per costruire tutto il resto, quindi anche il lavoro, i diritti e tutto il resto appunto che è fondamentale per la nostra città e per la nostra società. E è evidente che insomma Tevere, fiume, in questo caso Tevere, e mare sono strettamente legati, no? Se pensiamo appunto che l'80% dei rifiuti che arrivano in mare sono portati dal fiume, e che tra l'altro sempre l'80% dei rifiuti che porta il mare è costituito da plastica, e quindi qui tutta l'azione anche che stiamo mettendo in campo come Regione Lazio a contrasto, la Regione Lazio Plastic Free, quindi tutte le azioni che stiamo intraprendendo e che abbiamo intrapreso proprio su questa tematica, appunto già questo ci fa ben capire come è fondamentale parlarne anche insieme, no? Perché ovviamente Atos nella sua introduzione ha, diciamo così, messo al centro quello che è la problematica principale del nostro litorale, cioè l'accesso al mare, quello che appunto poi come battaglia, anche come associazione, ma qui Edoardo che Lega Ambiente ne parlerà meglio, ne parlerà approfonditamente di questo, ma insomma da tanti anni abbiamo messo in campo l'accesso al mare. Ma è evidente appunto che affinché il mare possa essere poi anche un elemento fondamentale per il turismo, c'è tutto il tema della qualità delle acque, della qualità appunto dei servizi che vengono offerti, di tutto quello che è collegato, no, poi all'arrivo al mare, quindi in particolare in una città come Roma, ma anche insomma in altre località, se ci arrivi con che tipo di mobilità, se ci arrivi col trasporto pubblico, se ci puoi arrivare con le biciclette, se ci puoi arrivare appunto se, che tipo di raccolta, di gestione dei rifiuti fai, sono tutti elementi che poi ovviamente vanno a definire, anche a determinare un'attrattività, no? Di quella che può essere della risorsa mare, di una località che ha il mare come risorsa importante. Ma è evidente appunto, dicevo prima, che anche diciamo, quello che tiene unito
i fiumi e il Tevere in questo caso e il mare, è anche, diciamo, la partecipazione, e cioè quanto poi le persone sono coinvolte e partecipano affinché si definisca, appunto, affinché si da una parte recuperi lo stato ambientale del bacino idrico e dall'altra quindi poi questo possa diventare anche un'occasione di sviluppo socio-economico. E il contratto di fiume, appunto, che è questo strumento che punta molto sulla partecipazione, del quale mi occupo in Regione Lazio, è proprio centrato su questo elemento, da una parte la volontarietà e dall'altra la partecipazione. Il contratto di fiume è sostanzialmente, appunto, un contratto, cioè un rapporto che viene, si instaura tra soggetti pubblici e soggetti privati che hanno al centro, appunto, l'azione su un bacino idrico e con l'obiettivo principale di migliorarne la qualità delle acque e quindi portare la qualità delle acque a quello che l'Unione Europea ci dice deve essere lo stato buono della qualità delle acque, cosa su cui, diciamo, siamo in ritardo in Italia e anche nel Lazio, e un altro aspetto fondamentale è quello, appunto, della difesa idraulica contrasto al dissesto idrogeologico. Sono questi due elementi, diciamo, ambientali su cui si basa il contratto di fiume, e quindi il rapporto e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, fino ad arrivare, appunto, a mettere in campo tutta una serie di idee e quindi di azioni di sviluppo anche socio-economico del bacino idrico. E noi stiamo puntando molto su questo, abbiamo fatto una legge regionale su questo e c'è, appunto, un ufficio di cui sono responsabile, che è sotto, diciamo, la diretta responsabilità del presidente Zingaretti, proprio a testimoniare anche l'attenzione che abbiamo su questo. E proprio adesso, diciamo, noi abbiamo all'interno della Regione Lazio tanti processi che si stanno mettendo in campo sui laghi, sui fiumi e anche contratti di costa, quindi sul mare, quindi è evidente che anche in questo caso ritorna, no, il rapporto e la collaborazione che ci può essere anche qui tra il mare e il fiume, il contratto di fiume, il contratto di costa, il contratto di fiume che arriva, diciamo così, alla costa e che quindi, diciamo così, uniscono, cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con, appunto, con Agostino Biondo e con le associazioni che sono qui, che si stanno occupando, appunto, di tutta la tematica dell'accesso al mare. E dicevo, ci sono tanti processi che si stanno muovendo e noi come Regione Lazio abbiamo il compito di sostenerli e coordinarli. E quindi recentemente, cioè proprio adesso, è in corso un bando regionale che mette a disposizione 300.000 euro a sostegno di questi processi, con l'obiettivo di farli arrivare alla firma del contratto di fiume, di lago, di foce o di costa, per arrivare poi quindi a finanziare le azioni che verranno, come dire, decise e messe in campo.